Ufficialmente non ha sciolto ancora la riserva, ma è certo che sarà nuovamente candidato a sindaco. Corrado Bonfanti, con abilità, continua a scansare la domanda, ma dalle sue dichiarazioni, per la verità non pubbliche, lascia intendere che sarà della partita. Al suo fianco avrà il rinnovato Movimento Impegno per Noto e il Partito Democratico, partito che dall'inizio di questa consiliatura sostiene l'azione di governo di Corrado Bonfanti. E questo è il primo elemento di una campagna elettorale che, per la verità, è ancora lontana. Si voterà il prossimo maggio, ma già c'è tanto fermento, tanto movimento in città. I movimenti, non solo politici, cominciano a intravedersi. Il SAL, il Movimento Sviluppo, Autonomia e Lavoro, che in provincia fa capo al deputato regionale Giambattista Coltraro, pare assodato non prenderà parte alla consultazione politica del prossimo maggio. I vertici netini, il presidente Danilo Giannone e il segretario Corrado Ferlisi, al termine di un incontro del movimento, hanno rassegnato le dimissioni. Pur essendo certi che l'onorevole Coltraro avrà modo di dimostrare la sua estraneità ai fatti che gli vengono contestati, ha detto Danilo Giannone, il movimento netino all'unanimità ha deciso che Sal non avrà un futuro politico a Noto, perlomeno per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative. Tuttavia, aggiunge Giannone, il gruppo è compatto e convinto che si può lavorare per un futuro migliore della città. Non escludiamo che dal gruppo, sono sempre parole di Giannone, possa uscire una candidatura a sindaco. Nel confuso panorama di centrodestra, di certo c'è solo la dichiarazione di Massimo Prado, ex consigliere provinciale, ma prima ancora assessore e consigliere a Palazzo Lucezio e fondatore, insieme al sindaco Corrado Bonfanti, del Movimento Impegno per Noto. Mi giungono da più parti notizie circa un mio probabile accordo elettorale con il sindaco Bonfanti, a parlare è Massimo Prado. Tali notizie, diffuse ad arte da chi ama pescare nel torbido nel tentativo di confondere i nostri concittadini per un proprio tornaconto elettorale, sono destituite di ogni fondamento, avendo io intrapreso da più di un anno, insieme al gruppo che mi sostiene, un percorso diverso dal sindaco Bonfanti, non avendone approvato scelte e operato. Percorso che, non lo escludo, potrebbe anche portare alla mia candidatura alla massima carica cittadina. C'è anche movimento nel Movimento 5 Stelle, sapete tutte che attraverso la rete è arrivata la dichiarazione del senatore Mario Michele Giarruso, ha detto un movimento a Noto c'è, eppure qualcuno, agendo a titolo personale, ha voluto aprire un altro meetup. Ecco, il problema che riguarda il Movimento 5 Stelle si trascina avanti a Noto da tempo, o pare ci siano diversi gruppi, uno solo è legittimato a intervenire, a operare nel nome del movimento di Beppe Grillo.
nei primi giorni del prossimo mese, e siamo ad una nuova probabile candidatura, saranno presentate due liste per il Consiglio Comunale, espressione diretta dell'attuale Presidente del Consiglio, Corrado Figura. È stato chiaro, Figura, parlando di questi due movimenti e annunciando la presenza di due liste per le prossime amministrative. L'elemento cardine, principale, fondamentale dell'agire di Figura e di quanti lo sostengono è uno e uno solo: l'essere netini. Quindi attingerà per formare queste due liste da persone netine che vivono a Noto. Ne sapremo di più tra qualche giorno. Perché? Perché lo stesso Presidente del Consiglio ha detto che già il prossimo 12 dicembre avrà pronte le liste e quindi ufficialmente per lui si potrà aprire la campagna elettorale, vista già la presenza di 16 candidati per le liste del Consiglio. Abbiamo parlato dei prossimi giorni con l'uscita ufficiale di Corrado Figura, ma c'è anche da dire che nel centrodestra continuano giorno dopo giorno le riunioni e attualmente il candidato, quello che ha da parte di tutti è indicato come candidato a sindaco, Salvo Veneziano, lui è il capogruppo di Noto Nostra, gruppo che a Palazzo Lucchesi è all'opposizione, si sta muovendo proprio per ricucire gli eventuali strappi ancora esistenti all'interno del centrodestra e vuole arrivare, questo quantomeno è il suo sogno, ad avere più simboli del centrodestra per una probabile candidatura. E nel panorama da qualche giorno, nel panorama politico da qualche giorno c'è un nuovo movimento, è Orgoglio Netino e fa capo a Francesco Caristia, ex consigliere, già assessore al turismo e spettacolo e vice sindaco durante l'amministrazione Valvo. Anche Caristia con una sua lista è pronto a scendere in campo per il rinnovo del Consiglio Comunale. Questi sono i dati, ci siamo aiutati anche perché i nomi sono un po' troppi e non vogliamo fare torto a nessuno, questi sono i nomi che circolano. Noi abbiamo dato un ampio quadro, un quadro che siamo certi, convinti, non si esaurisce oggi, un quadro che sarà ripreso e che è in continua evoluzione. Abbiamo parlato di questi candidati, il nostro obiettivo è quello di portare quanti oggi hanno l'idea di candidarsi a sindaco della città di Noto ai nostri microfoni per incominciare un dialogo che da qui ai prossimi mesi dovrà arricchirsi di contenuti, di programmi e quindi senz'altro dare un'indicazione. E la indicazione che vogliamo fornirvi noi è un'indicazione chiara per avere senz'altro le idee più chiare e quindi scegliere il meglio per la città di Noto. Grazie a quanti ci hanno seguito da casa, l'appuntamento è per le prossime trasmissioni.